Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Recocam e Quality SRL. Ultimo aggiornamento. 23 febbraio 2023. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Recocam è un medicinale veterinario a base del principio attivo meloxicam, appartenente alla categoria degli analgesici e nello specifico oxicam derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Equality SRL. Recocam può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CrossVet Farm Group Ltd. Concessionario: Equality SRL. Ricetta: RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo: Meloxicam. Gruppo terapeutico: analgesici. Forma farmaceutica: fiale flaconcini fialoidi. Confezioni: Recocam 20 mg/ml flacone 100 ml. Principio attivo: Meloxicam 20 mg/ml. Indicazioni: bovini, per l'uso nelle infezioni respiratorie acute in associazione con un'appropriata terapia antibiotica per ridurre i sintomi clinici nei bovini. Per l'uso per la diarrea in associazione con una terapia reidratante per via orale per ridurre i sintomi clinici nei vitelli di età superiore ad una settimana e nei bovini giovani non in lattazione. Per la terapia di supporto nel trattamento delle mastiti acute, in combinazione con una terapia antibiotica. Suini. Per l'uso nei disturbi locomotori non infettivi per ridurre i sintomi di claudicazione e di infiammazione. Per l'uso come terapia di supporto associata ad un'appropriata terapia antibiotica nel trattamento della setticemia e della tossemia puerperale, sindrome mastite metrite a galassia. Equini. Per l'uso per attenuare l'infiammazione e lenire il dolore nelle patologie muscoloscheletriche sia acute che croniche. Per l'uso per alleviare il dolore associato alla colica equina. Posologia: bovini. Una singola iniezione sottocutanea o endovenosa alla dose di 0,5 mg di meloxicam per chilogrammi di peso corporeo, ovvero 2,5 ml/100 kg di peso corporeo, in combinazione con una terapia antibiotica o con una terapia di reidratazione per via orale, a seconda dei casi. Suini. Una singola iniezione intramuscolare alla dose di 0,4 mg di meloxicam per chilogrammi di peso corporeo, ovvero 2,0 ml/100 kg di peso corporeo, in combinazione con una terapia antibiotica, a seconda dei casi. Ove necessario, è possibile effettuare una seconda somministrazione di meloxicam dopo 24 ore. Equini. Una singola iniezione endovenosa alla dose di 0,6 mg di meloxicam per chilogrammi di peso corporeo, ovvero 3,0 ml/100 kg di peso corporeo. Nell'uso per attenuare l'infiammazione o lenire il dolore nelle patologie muscoloscheletriche sia acute che croniche, è possibile utilizzare una sospensione orale di meloxicam per il proseguimento del trattamento ad una dose di 0,6 mg di meloxicam/kg di peso corporeo, 24 ore dopo l'iniezione. Durante l'impiego evitare l'introduzione di contaminanti. Non perforare il tappo più di 50 volte. Avvertenze. In caso di reazioni avverse, il trattamento deve essere interrotto e si deve consultare il medico veterinario. Evitare l'uso in animali gravemente disidratati, ipovolemici o ipotesi che necessitano di reidratazione parenterale, in quanto potrebbe sussistere il rischio potenziale di tossicità renale. In caso di attenuazione inadeguata del dolore nel trattamento della colica equina, sarà opportuno effettuare un riesame della diagnosi che potrebbe indicare la necessità di un intervento chirurgico. Precauzioni speciali per chi somministra il prodotto agli animali. L'autoiniezione accidentale può causare dolore. Le persone con nota ipersensibilità ai farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, devono evitare ogni contatto con il medicinale veterinario. In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico. Sovradosaggio.
in caso di sovradosaggio, deve essere somministrato un trattamento sintomatico. Incompatibilità. In assenza di studi di compatibilità, non miscelare con altri medicinali veterinari. Tempi di sospensione. Carne, visceri. Bovini, 15 giorni. Suini, equini, 5 giorni. Latte, 5 giorni, 10 mungiture. Uso non autorizzato in cavalli che producono latte per consumo umano. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.